Ciao e benvenuto in questa nuova sezione di mini studio biblico. In questo video tratteremo un argomento interessante, ossia, nel nome di Gesù, i ciechi recuperano la vista spirituale. Se ben ti ricordi, la scorsa settimana, nel video precedente, abbiamo meditato su un miracolo simile, la guarigione di un cieco da parte di Gesù. E abbiamo visto questo aspetto da un punto di vista prettamente fisico. Un cieco recupera la vista. Invece, in questo video, in questo studio, tratteremo ossia lo stesso miracolo che Gesù può dare la vista, ma da un punto di vista spirituale. E ora andremo a scoprire di cosa si tratta. Bene, il primo soggetto che andremo a considerare si chiama Nicodemo e leggo dal Vangelo di Giovanni al capitolo 3, leggerò i versi 3, 9 e 10. Così dice la parola di Dio. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? La domanda da porsi dopo aver letto questi pochi versi è questa: chi è Nicodemo? Nicodemo era un fariseo, uno dei capi dei giudei, ossia, in parole povere, era una persona che studiava la Bibbia in modo approfondito. Era un cosiddetto religioso, uno dei più religiosi di quel tempo. Quindi, avendo capito ora chi è Nicodemo, immaginatevi la scena: va da Gesù e gli chiede qualcosa di spirituale. E Gesù gli risponde in maniera spirituale, gli dice che se tu non nasci di nuovo, non puoi vedere il regno di Dio. Nicodemo, infatti, cosa risponde? Ma come possono avvenire queste cose? Perché gli risponde in questo modo? Perché Nicodemo era cieco, non vedeva dagli occhi, non vedeva da un punto di vista spirituale, non poteva vedere. E Gesù infatti gli fa notare proprio questo: tu sei un maestro, cioè ti reputi di essere un credente, ti dichiari di essere un insegnante della legge e non sai cosa significa nascere di nuovo? Se io fossi stato al posto di Nicodemo, gli avrei detto: signore, io non riesco a vedere queste cose spirituali, puoi farmi un esempio pratico? E ora, infatti, andremo a vedere un altro personaggio, sempre nella parola di Dio, che ci insegnerà praticamente, proprio spicciolo spicciolo, cosa significa nascere di nuovo. E questo personaggio di cui ti voglio parlare si chiama Zaccheo. Si trova sempre nella parola di Dio, nella Bibbia, e lo puoi trovare nel Vangelo di Luca al capitolo 19, i versi che vanno dall'1 al 10. E lui ci insegnerà praticamente cosa significa recuperare la vista spirituale, nascere di nuovo e poter vedere il regno di Dio. E leggo dal primo verso. Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. Un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla perché era piccolo di statura. Allora, per vederlo, corse avanti e salì sopra un sicomoro perché egli doveva passare per quella via. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Veduto questo, tutti mormoravano, dicendo: è andato ad alloggiare in casa di un peccatore. Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. Gesù gli disse: oggi
la salvezza è entrata in questa casa. Fin qui la parola del Signore. Per capire bene questo passo, dobbiamo andare a capire bene innanzitutto chi è Zaccheo. La scrittura ci dice che è un uomo, è il capo dei pubblicani ed era ricco. Quindi lo Spirito Santo, quando ha ispirato Luca nello scrivere questo Vangelo, ha fatto inserire questi due particolari. Era capo dei pubblicani ed era ricco. E tu potrai dirmi, che cosa c'entra? È una cosa normale, no? È uno ricco, che vuol dire che ha lavorato tanto, è capo dei pubblicani, non so cosa sia, ma te lo spiego io cosa significa. A quei tempi i pubblicani erano un po' come gli esattori delle tasse di oggi, ecco, erano un po' come l'Equitalia ai nostri giorni praticamente. E cosa facevano questi pubblicani per arricchirsi? Facevano i furbi contro il popolo, perché loro rubavano alla gente dicendogli che anziché pagare, faccio un esempio, 20 euro di tasse, a una persona gli dicevano che doveva pagare 40 euro. Le 20 euro li davano allo Stato e gli altri 20 se li tenevano loro, se li mettevano in tasca. Quindi si arricchivano parecchio alle spalle del popolo. Ecco perché anche uno dei motivi principali per cui i pubblicani erano odiati dalle persone. Erano considerati, come abbiamo letto anche qui nel verso 7, venivano considerati dei peccatori, perché effettivamente erano dei peccatori. Che peccato commettevano? Rubavano e dicevano le bugie. Se ti ricordi bene, nei 10 comandamenti ce ne sono due in modo particolare che ci dicono qualcosa inerente. L'ottavo comandamento dice proprio testuali parole: non rubare. E il nono comandamento ci dice: non attestare il falso contro il tuo prossimo. Quindi potremmo benissimo definire Zaccheo un peccatore, una persona ladra e bugiarda. Però non notiamo solo gli aspetti negativi di Zaccheo. Ora inizieremo a considerare anche alcuni aspetti positivi. Tra cui il primo è che Zaccheo voleva assolutamente vedere chi era Gesù. Dentro il suo cuore gli è nato un forte desiderio: io voglio vedere questo Gesù, io voglio vedere questa persona che compie miracoli in questo paese, io voglio conoscere, voglio sentirlo parlare, perché ho sentito dire che Gesù fa degli insegnamenti straordinari, io voglio vederlo, voglio conoscerlo. E questo, ti posso dire una cosa, è un buon inizio. Perché quando tu e io o chiunque sia inizia ad avere il desiderio di vedere Gesù all'opera, di conoscere meglio Gesù, di sentirlo parlare, di ascoltarlo, questo è già un buon segno. Un altro buon segno che potremmo riconoscere in Zaccheo è la sua determinazione, la sua fermezza. Perché aveva in cuore di vedere Gesù, ma ha iniziato a trovare degli ostacoli, c'era tantissima gente e quindi, siccome lui era basso di statura, come dice qua la scrittura, non riusciva a vederlo, aveva bisogno di innalzarsi sopra la folla. E pensate cosa fa, almeno quello che ci dice la scrittura, è che si arrampica sopra un albero per poter vedere a Gesù. Ora, vedi se riesci a guardare questa scena. Zaccheo, un pubblicano, una persona molto ricca, che si arrampica su un albero per vedere Gesù. Oggi, ai giorni nostri, perdonami se uso questo personaggio, ma è tanto per farti capire. Prova a immaginare Berlusconi che inizia a correre perché vuole vedere Gesù. A un certo punto si deve arrampicare su un albero per poterlo vedere. Immaginate la scena. Ma è uguale, perché Zaccheo era un personaggio molto importante in quel tempo ed era molto ricco, quindi pensate un po' la gente cosa avrebbe potuto pensare, no? Ma guarda Zaccheo sopra quell'albero, ma che cosa vuole fare? Però Zaccheo era determinato, lui voleva vedere Gesù,
voleva sentirlo, voleva avvicinarsi a lui, non si è fatto fermare da niente e da nessuno. Quindi si arrampica sopra questo albero e questo è un altro buon segnale. Infatti possiamo notare che al verso 5 scopriamo qualcosa di eccezionale. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi voglio fermarmi a casa tua. I loro sguardi si sono incrociati. Quando tu e io, o chiunque sia, desideriamo vedere Gesù, quando tu e io desideriamo avvicinarci a Gesù, quando tu e io desideriamo ascoltare Gesù, sappi questo: lui già ti ha visto. Tu pensi di precedere Gesù, ma Gesù già ti ha visto. Ha visto il tuo interesse e alla prima occasione incrocia il tuo sguardo e inizia a parlarti. Scendi da quell'albero perché voglio fermarmi con te. Quindi potremmo dire questo: Gesù lo vede, gli parla e gli dice: voglio entrare in casa tua. Bellissime queste parole. E sono le stesse parole che Gesù ti rivolge a te. Se tu hai questo desiderio nel cuore di voler conoscere Gesù, di volerlo sentire, di volerti avvicinare a Lui, Lui ti rivolge queste parole: ti ho visto, voglio venire a casa tua. E Zaccheo cosa fa? Con gioia lo accoglie. Con gioia scende subito da quell'albero e lo accoglie. Bellissima questa scena. Però voglio farti notare una cosa: siccome stiamo parlando di un miracolo, stiamo parlando di che i ciechi recuperano la vista spirituale. Zaccheo fino in questo momento era ancora cieco, perché ancora non stava riuscendo a vedere le cose spirituali, le cose del regno di Dio. Però ora succede un particolare e andiamo a scoprire cosa è successo nel verso 8. Dice così la scrittura: Zaccheo si fece avanti e disse al Signore. Ascolta bene, perché questa è la risposta alla nostra domanda iniziale: cosa significa nascere di nuovo? Cosa significa recuperare la vista spirituale? Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. Cosa avevamo detto di Zaccheo? Che era un ladro e un bugiardo, rubava alla gente i loro soldi, arricchendosi. E ora cosa succede? Zaccheo gli dice al Signore: Signore, io voglio dare la metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato qualcuno, gli voglio rendere il quadruplo di quello che gli ho rubato. Cosa significa questo in parole povere? Significa che Zaccheo stava recuperando la vista spirituale. La sua vista da così chiusa, non vedeva niente, si è iniziata ad aprire. E cos'è la prima cosa che vede quando si inizia ad aprire la vista? Il proprio peccato. Zaccheo la prima cosa che vede è il suo peccato. Quindi quando si trova davanti a Gesù, faccia a faccia con Gesù, non può fare a meno di dirgli: Signore, sono un peccatore. Signore, mi pento dei miei peccati. Ti chiedo perdono. Io ho rubato. Sono stato un bugiardo, ho fatto delle opere brutte, cattive. Perdonami. Io voglio cambiare vita. Voglio iniziare a fare delle opere di bene. Non voglio più rubare la gente. Anzi, voglio dargli i miei soldi ora ai poveri. Voglio aiutarli. Quindi, in questo, cosa notiamo? Notiamo che c'è stato un cambiamento dove? Nel cuore di Zaccheo. Nel cuore di Zaccheo. E c'è stato anche una decisione mentale. Signore,
voglio cambiare strada, non voglio più fare quello che ho fatto finora. Questo significa recuperare la vista spirituale. Questo significa iniziare a vedere il regno di Dio. Questo significa nascere di nuovo, come Gesù gli disse a Nicodemo: bisogna che nasciate di nuovo. Questo è il concetto pratico di nascere di nuovo. E cosa succede quando realizziamo queste cose? Quando ci consideriamo dei peccatori davanti a Gesù? Quando decidiamo di cambiare strada, di cambiare vita? Ascolta bene le parole che Gesù rivolge a Zaccheo. Zaccheo, oggi la salvezza è entrata in casa tua. Oggi, da quando hai deciso di pentirti dei tuoi peccati, oggi da quando hai deciso di cambiare vita, la salvezza è entrata in casa tua. Meravigliosa questa affermazione. E questo è quello che tu puoi realizzare, anche tu, anche io, quello che io ho già realizzato 9 anni fa. Però c'è un particolare che voglio farti notare, che all'epoca Gesù era entrato nella casa fisica di Zaccheo. Oggi, qual è la casa dove Gesù potrebbe entrare per poterti salvare, per poterti fare del bene? Qual è questa casa? Il tuo cuore. È il tuo cuore. Infatti Gesù in Apocalisse 3:20 dice: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre, io entrerò da lui, cenerò con lui, starò con lui. La casa dove Gesù vuole entrare è il tuo cuore. Quindi, come hai potuto vedere, nel nome di Gesù Cristo, Zaccheo, un peccatore, un cieco, ha recuperato la vista, ha riconosciuto di essere un peccatore e da oggi in poi vuole seguire Gesù, vuole cambiare vita, vuole iniziare a camminare in novità di vita. E Gesù cosa afferma? Da oggi, Zaccheo, la salvezza è entrata in casa tua. Io ho concluso con questo mini studio biblico, però voglio farti una domanda. Se senti il bisogno di nascere di nuovo, se hai iniziato ad avvertire dentro il tuo cuore la necessità di cambiare vita, se vuoi iniziare a vedere il regno di Dio nella tua vita, nella tua famiglia, a tutto attorno a te, ti voglio dare un consiglio. Vatti a rileggere questo passo che, ti ripeto, trovi nel Vangelo di Luca, capitolo 19, i primi 10 versi, e segui l'esempio di Zaccheo. Io sono certo di una cosa, che se seguirai il suo esempio, se seguirai questi piccoli consigli, Gesù potrà dire anche oggi per te: la salvezza è entrata in casa tua. Con questo io concludo e voglio ricordarti che ogni venerdì pubblicherò un nuovo video su argomenti che riguardano ovviamente la fede cristiana. E quindi voglio chiederti questo: se non ti sei ancora iscritto al mio canale, iscriviti subito e attiva la campanellina delle notifiche, affinché ogni qualvolta che pubblicherò un nuovo video verrai informato da YouTube con una notifica, per non perderti tutti gli altri argomenti che tratterò nel corso delle altre settimane, nei mesi a seguire. Quindi con questo io concludo. Voglio dirti anche questo, che la mia preghiera per te è proprio questa: Signore, che tu possa dare la vista spirituale a quanti stanno guardando in questo momento questo video, che tu possa compiere un miracolo, che tu possa aprire gli occhi del cuore di quanti stanno ascoltando questo messaggio. E sono certo di una cosa: Dio ti farà del bene, perché se sei qua, se stai ascoltando questo mini studio, è perché qualcosa ti ha spinto, e quello che ti ha spinto è solo uno: lo Spirito Santo. Quindi ti auguro tante cose, tanto bene, che Dio benedica la tua vita abbondantemente. Shalom!